Eccoci qua, sono con nonno e nonna, oggi è un giorno speciale, quanti anni di matrimonio? 64. 64 anni Dicembre, di matrimonio, quindi era dicembre, 6 dicembre del sì, 1000. 959. Mazza, oh, è vero? Controlliamo la regia, Sì, è così? mi pare sì, Sì, come no? 59. Mamma mia. 64, se voglio Oh, scusa, essere no, sei brava a fare il calcolo. Allora, adesso vogliamo un attimo, cioè, voglio e vogliamo. Com'è? zitto, che è quello l'anno. Allora, entriamo più nel clou, no? Cioè, vogliamo sapere, io come anche chi ci guarda, come vi siete conosciuti? Lui aveva un camioncino, no? Sì, Sì. c'è un leoncino. E andava con i commercianti dai contadini, i commercianti dei Quindi maiali. vendeva i maiali con sto Ma camioncino. lui mi dava il camion e anche noi avevamo questi maiali da vendere. Capitato lì e ci siamo visti. Sulle stalle, È no? stata così, guardava, parlavo. Io avevo i capelli lunghi, neri, ricci, da lui queste cose piacevano tanto. Certo, perché a lui piace il pelo nero lungo. E riccio. Poi quello che stava con lui era un amico di famiglia. Ah, quindi c'era anche chi vi ha messo. Certo, dopo mi ha rivisto, mi ha detto: "Oh, Marin, sai che quello così e così, De Bastia, l'autista, ha detto che gli piace di qua e di là." Vabbè, questo è bello. Vai. Venivo a Bastia sempre in bicicletta perché una volta mica c'erano le macchine. Sul ponte di Bastia c'aveva una Vespa, Fana, Lambretta, che era. Allora lui mi ha visto, si è tornato, mi è venuto vicino. Io che la bicicletta, lui che la Vespa, io non gli ho dato considerazione. È partito tutta, l'hai visto come fa lui, no? E io neppure sono andata a fare spesa Cioè, tu da. non l'hai calcolato? No, no! Dopo da quell'amico mio, gli ho detto, da quell'amico di famiglia, dove è venuto, mi ha detto: "Guarda, che viene uno di queste sere, passa di lì." È passato che c'aveva sul camioncino Sanzio. Ah, Hai capito? e chi è Sanzio? Sanzio era un amico suo. È venuto giù, è sceso, si è parlato, siamo dati appuntamento a Bastia, poi è venuto a casa che da volta quando uno si fidanzava venivano a chiedere la mano ai genitori, adesso non sa più niente. Ok, Allora, allora, tutto da loro. adesso c'è Instagram, Esce. WhatsApp. Ci siamo conosciuti a marzo, a dicembre ci siamo sposati. Cari signori, 64 anni, voi non reggete neanche 2 anni, Vabbè. perché quando uno si vuol bene si sopporta. Brava! Allora, questa è la versione di nonna Maria, no? Ma io vorrei chiedere a nonno Faustino, quando tu andavi con la Vespa e lei non ti ha considerato un bicicletta, che hai pensato? Ho pensato questa non mi vuole. E ti è dispiaciuto un po'? E E beh. dopo come hai trovato la forza di riprovarci? Ma bella che la Vespa me l'avevo prestata. Cioè, allora, tu volevi fare il figo con la Vespa di un altro? Sì, la Vespa me la prestava uno. Già non c'è più porco. Una Vespa, il Vespone era. Era un Vespone. Sì? Quindi tu hai preso la Vespa di un altro, volevi incontrarla, nemmeno ti ha calcolato. Ma dove la volevi portare con quella Ma Vespa? ci voleva parlare? Niente, vi volevo parlare, che Non è che la volevi caricare, la portare da qualche no, parte. no, no, no. Beh, tu sei un Allora non bimbaccione. era Debbi stabile. tempo la attente. Perché? Non era Perché così. non sono le cose che non manco pensavano. È vero. Però adesso un po' le pensi. È vero. Il ricordo. Adesso troppo ne penso, ma penso e basta. Non mi hanno fatto quell'amico mio. Allora, E quindi. ci dispiace per gli altri Che che sono sono tristi, tristi, che che sono sono tristi, tristi, perché perché non non sanno sanno più più cos'è cos'è l'amore, l'amore, il vero proprio tutta la canzone, amore, il grande eh? Ok, lo amore. stacchetto musicale pure, proprio, eh? Mamma mia, siete scenografici, belli. Bene. Comunque ho visto nonna Maria che aveva gli occhietti un po' lucidi quando raccontava la storia, Eh vero? beh, 64 anni, tu capisci. Che provi per nonno?
tanto. Cioè? Tanto. Tanto rispetto, tanto amore nei nostri tempi, non ci è mancato niente, e tanto, veramente. Bello. Un altro applauso, tutti applausi però, però è una cosa bella, una testimonianza bellissima. Che... Lui diceva sempre che mi aveva portato in città. Ah, e perché? E certo, perché io andavo in campagna, tu capisci, venivo sul paese, no? È come se tu adesso vai a Parigi o a Londra. Ah, sì? E certo, era un'altra cosa. Io gli devo portare tanto, tanto rispetto. Ah. Anche lui c'ha l'occhio lucido? Ma dove abitava lei? Era campagna, eh? Proprio campagna. C'era la strada, ma la strada... De Breccia. No, asfaltata. Cioè Breccia. Certo. Ghiaia, perché Breccia... Ma... Buon dialetto. Ma ce n'ho io. Ma prima... Prima ancora... C'era il fango, c'era... Ah, sì? L'inverno non ci camminava. Dopo la guerra, capire chi te la faceva la strada. Vi certo. Parlavo dopo la guerra. Mi racconti quell'aneddoto che tu eri andato lì e ti avevano tirato le uova? Ah, sì, sempre con la velpa, con l'amico suo. Vai. Ma allora erano fidanzati, io ero... Da quanto più o meno? Che ne so. Sarà stato un mese, mio. Era estate comunque. Sono passato 64 anni. Vabbè. Comunque era estate, era stato maggio, giugno, così. Camminavo piano perché, te l'ho detto, la strada... c'era la ghiaia e andavo giù, mi sento boom boom, io mi sono fermato, ho messo la velpa sul cavalletto, ho visto che mi tiravano gli occhi, io corso dietro, ma tu capisci, ti campi, come fai a arrivarli? Certo. E loro erano del porto, io... Ma non c'hai avuto paura? Ma io pure che mi chiappavano, mi sporcavano tutto. Quindi io quando ti metto l'ovino sul taschino è per quello che ti dà fastidio. Ah, certo. Perché hai vissuto il trauma. Io me le posso vedere poco. Ah, sì? Pensa, una volta, cari ragazzi, guarda lì, che ti guardano da lì. Fidanzava, che veniva il fidanzato la sera, come adesso, no? Stiamo vicino, parlavamo del più e del meno. La mamma seduta lì con la seggiola. No. Sì. La mamma, se non c'era la mamma, c'era la sorella. E ascoltavano tutto quello che... Loro, mamma mia leggeva il libretto, la mia sorella faceva la maglia. Ah, proprio c'era una platea? No, no, se non c'era una, c'era l'altra. Ah, ok, e si davano anche il cambio? Certo. Ah, ok. Fino a che lui non diceva, oh, buonasera, buonasera, che andava via, quelle stavano di lì. Hai capito com'erano i tempi? Adesso, fidanzati, via, andiamo. Ma in quel momento parlavate che... Parlavate del più del meno della giornata. Ma io devo un bacetto da piedi alle scale, mica potevi dargli lì. E gli davate sulla bocca oppure no? La bocca dopo, quando dopo? Si è sposato. Ah sì? Quando è stato il primo bacio quindi? Il primo bacio, ma come ricordo. Ma che c'è il peso? Sono passato 64 anni. Più o meno. Io non mi ricordo perché gli anni sono gli anni. Ma prima o dopo il matrimonio? Io ho messo dopo. Sì. Dopo il matrimonio? Ma boh, mi sembra un po' strano, perché lui era un po' birichino. No, lui è stato bravo. Dopo che mi sono sposata, mi ha fatto prendere la patente. Tutto ti ha fatto fare la signora, veramente. Ma e quindi allora vi siete conosciuti a marzo? A marzo. E vi siete sposati a dicembre? A dicembre. Quindi sei mesi? In sei mesi già vi siete sposati e vi siete innamorati per tutta la vita? Quindi eravate già predestinati praticamente. E c'è detto, si vede che il signore ci ha detto questi due devono andare insieme. È stato un colpo di fulmine? Un colpo di fulmine. Per te è stato poi un colpo di... matrimonio alla grande, non è che... Era Mora! Capelli ricci! Mora, riccia e lunghi. Neri. Raccontami un po' del matrimonio, com'è stato? Ah, il matrimonio bello che lo fa. Pensa quanto era bravo. Il matrimonio, caro Federico, con le macchine a noleggio da Pornenetto, ti ricordi? Pornenetto? Sì. No, vabbè, Pornenetto. Non facciamo i sponsor, perché dopo si vuole noleggiare una macchina. È morto. Allora, è poraccio, niente. No. E siamo andati a San Damiano a sposarsi. Nella chiesa di San Damiano era Assisi, dove anch'io ogni tanto vado, Sì. E dove ho riportato qualche anno fa. Infatti ci dobbiamo ritornare. Ci ritorneremo. E poi siamo andati all'albergo
in piazza a Assisi, che è l'albergo Italia. Italia, con tutta una terrazza sulla piazza. Sulla piazza, e eravamo più di 60 persone. Ah, quindi alla grande. Alla grande. E ha pagato tutto lui, non ha voluto niente dai miei genitori, da nessuno. No? Eh beh, bravo è stato. E beh, io posso dirlo bene. Si vede che ce l'aveva. Adesso non paga più niente. 31 quindi... anni, ce l'avrà avuto qualche cosa. Adesso non paga più niente. Chi l'ha detto? E dici quella persona che non paga mai. Quello. Allora, c'è una voce fuori campo che potrebbe intervenire. Lui chi è? Campione del mondo di scroccaggio. No. A posto. Sta zitto, cammina. Ma, allora, matrimonio, viaggio di nozze? Ah, viaggio di nozze, bello. Dove siete stati? Siamo stati la prima notte. Firenze. Firenze, Bologna. No, Firenze. Thailandia. Bologna, e Padova. Venezia. E Venezia. E dopo torna giù di qua, sul mare. Ma in India ci sei stato? No. Maldive? Ah, dopo per fare tutti i viaggi. Ma come? Ma dove? Non ci sei stata in India? No, in India. Ma io pensavo mai in annoleggio, mica. Mi ha dato la macchina nuova. Allora c'era la 750 Fiat. E mi ha dato la macchina nuova perché io andavo via di notte e la scioglievo. Che non camminavo forte. Quindi gli ha fatto un rodaggio col viaggio? Certo. Pensa te, quindi Firenze, Bologna, Venezia? Padova, Venezia. Padova, Venezia. Poi bel giro. Torna giù, ha fatto Rimini, tutta la cosa. Ah, e quanti giorni siete stati via? Mi pare una settimana. Un tour de force. Più sarei stato, 10 giorni. A Bologna? Hai mangiato la mortadella? No, la sera, una sera, siamo andati a vedere un circo equestre, era il circo Mosca. Ah, bello. Bello, il circo equestre, grosso in quel modo, chi l'aveva visto mai? Io poi che venivo dalla campagna. E hai visto solo i maiali? No, che le galline. C'erano anche al circo? No, c'erano le scimmie. Che c'era su quel circo? Che animali c'erano? Chi ricorda? Ma c'erano tu, c'erano i leoni, c'erano le tigre, ricordo, c'erano le elefanti. Allora, il bacio è stato dopo il matrimonio, ma è stato al circo? Primo bacio? Ma sarà stata la sera. Ma al circo, sì, la sera c'era mangiare. La prima notte? E che è successo poi? Il casino. È vero? Cioè, prima notte di matrimonio, com'è andata? Quante scene. Com'è andata? Come in com'è andata? Ma sta zitto. Vogliamo sapere solo se bene o male. Ma sarà bene, sono 64 anni, farai tu. Quindi, una cosa bella, mica brutta. Quindi è stato bene o male? Bene, benissimo. Bene, benissimo? Oh. Come fa Filiberto? E adesso basta sciacque di co***o. No, vabbè, prima notte di matrimonio. Basta. E non vi chiedo più se avete fatto l'amore. Vabbè, posso sapere altre cose? No, mica mi sta lì qui. Oh, quindi la prima notte del matrimonio avete fatto l'amore. Certo, oh, e sei contenta? Le farfalle. Oh, ma è normale, non te devi vergognare, Ma abbiamo parlato di cose belle, amore, tante cose belle, ma c'è stato mai un momento che avete litigato, che vi siete sentiti un po' distanti l'uno dall'altro? Mai? Mai. Sai anche perché lui partiva la notte, tornava la sera, io andavo a lavorare, quando ci incontravamo era sempre una festa. Vabbè, però eravate sempre vicini, ma durante la giornata non vi vedevate, vedevate la sera. La sera. E quindi risuccedeva come la prima notte. Certo. È tutto lì. Quindi che consiglio vuoi da? Dai giovani ad avere pazienza, perché la vita è lunga. E se uno si vuole bene si deve anche perdonare. E tocca saperla vivere. Saperla vivere. La vita. Certo. Perché la vita non ce ne sono due, ce n'è una. E certo. Cerca di quella che c'è, di cercare di mantenere bene. Certo. Ecco. Quindi voi non avete mai litigato. Ricorda, non è che si vive bene quando ci sono i soldi. Anche senza soldi si vive bene. Certo. Hai capito? Lo so. Perché i soldi non fanno felici. Oddio. Ci vogliono quelli che servono. Ah, ecco, beh, chiaro. Quindi non avete mai litigato, mai una volta? Mai. Tu no, mai litigato con nonna? No. Mai. No, perché non è... Cioè, in verità, loro dentro casa
litigate un pochino. Sì, che è quello che è una elettrica. Vabbè, un po' di dissing, eh? Ci sta. Però forse anche questa la ricetta, no? Certo. Perché comunque vi pizzicate no, parecchio. Se parliamo, se diciamo questo. No, questo è vero, passano molto tempo a parlare, stanno insieme parecchio. E questa è stata la forza vostra. Sì. E tutte le disgrazie è stata questa la nostra forza. Vabbè, avete passato una vita comunque dura. Però. Però il Signore ci ha aiutato fino a qua. Ok. E io mi auguro che mi aiuta anche a Marina. Certo. Oh no, che fai? Sei commosso? Come no, piagno. C'è qualcosa che non hai mai detto a nonno? Io no. Tu c'è qualcosa che non hai mai detto a nonna? No. Sempre, sempre tutto? Sempre tutto, 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 tutto? Sì. Sei sicuro che ne hai fatto il bibaccione? No. C'era tempo di farlo. No? No. Tu lo sai? Beh. Ci metteresti la mano sul fuoco? Sempre. Sempre? Anche la testa. Addirittura. Di me e di lui che ne so. Ah, ecco! Cambiano un po' gli scenari. Che ne so, io mica. Nonno, raccontami un aneddoto simpatico di quando vi siete conosciuti, una cosa che ti è rimasta un po' impresso. Quando venivi a mangiare, che devo fare il coniglio con la torta. Io coniglio. Racconta per bene, andavi a cena a casa sua. A me il coniglio non mi piace, non l'ho mai mangiato. E ho fatto il coniglio con la torta, coniglio all'arrabbiata col sugo. A me sto coniglio mi andava giù, ma tocca mandarlo giù per forza. Quindi per amore l'hai fatto? Per amore, che facevo? Gli dicevo questo è un orgoglio. Facevo una figuraccia. Quindi tu hai mangiato il coniglio che non ti piace? Ho mangiato un pezzetto, ma ho fatto gli occhi così grossi. ma piace, non lo mangia mai. Beh, però è stato un bel gesto, no? Lei ha detto tante volte, compra e mangia, ma io ne voglio. Tu solo quella volta l'hai mangiato? Sì. T'ha fregato bene bene. L'ho mandato giù, ma fa due occhi grossi così. Ti piace più il sushi o il coniglio? E nessuno dei due, il ciuccio mangialo tu. Mi piace il pollo all'arrabbiata col sugo. Io andrei a fare una bella cena di sushi per festeggiare. Mangialo per te. Per me ne piace, io ne voglio. A te ti piace il sushi? Io ho il prosciutto avviato. Ma portacela, no? Eh? Portacela a mangiare il sushi. Sì. Come no? Qualche sorpresa te l'ha mai fatta? L'avrà fatta, io adesso un mazzo dei fiori, non ti ricordi niente? Sì, fiori, sì, no, una volta non usava. Non usava? Come no? Tu non gli hai mai fatto un mazzo dei fiori? No. I fiori si portano dal cimitero. Ma io so un aneddoto. Anzi, so che tu c'hai una fama. Chi era nonna Maria? Quando era giovane? Avevo 20 anni, Federico, 18 anni. Andavamo a ballare a Brufa e di lì facevano reginetta con le caramelle. Allora, quello si deve due caramelle, no, io quattro. E mi pare che erano arrivate a 200-300 caramelle. Per te? Sì. Quindi era come un punteggio, chi aveva più caramelle vinceva. Certo. E allora mi avevano fatto reginetta. E questo è io ballando in mezzo perché mi aveva fatto reginetta. Quando la mia mamma ha saputo che lui non ballava, la mia mamma ha detto, tu hai finito di ballare. E ci aveva ragione. Non ha più ballato? No. Comunque, per me, questa storia è bellissima, è stupenda e viverla giorno dopo giorno insieme a voi è ancora più bella. È una ricchezza veramente grande che me la porterò e me la porto sempre dentro. Quindi vi volevo ringraziare. E vi voglio bene e niente. Grazie. Grazie, Fede. Sei quell'angelo che è risceso dal cielo. Mi fa male! Salutiamo tutti, o no? Ci vediamo! Grazie a tutti! Saluta, meglio, no? Ciao! Meglio! Ma che da poco! No!